I carabinieri della compagnia di Macomer del comando provinciale di Nuoro hanno eseguito un'ordinanza cautelare degli arresti domiciliari firmata al GIP del Tribunale di Oristano nei confronti di un 24enne di Macomer, il giovane accusato dalla Procura della Repubblica del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni personali al viso. I fatti contestati al 24enne risalgono al 21 dicembre 2019. Nel corso di una lite per futili motivi, probabilmente alimentata dall'alcol, scoppiata all'interno di un bar, il 24enne, dopo aver spaccato una bottiglia di vetro, ha colpito al collo un 27enne presente all'interno dell'esercizio commerciale. Per fortuna la ferita non ha avuto un esito letale per la vittima. Immediatamente dopo il fatto, sul posto sono giunti i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e accertare le responsabilità del ferimento del 27enne, che aveva dovuto fare ricorso alle cure mediche. I militari hanno proceduto a rilevare informazioni sull'accaduto, hanno effettuato perquisizioni domiciliari e sequestrato abiti macchiati di sangue. Infine hanno visionato i filmati di videosorveglianza che hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e attribuire al 24enne la responsabilità del ferimento dell'altro giovane, da cui l'adozione da parte del GIP del Tribunale di Oristano del provvedimento degli arresti domiciliari.